Da 28 anni gestisco questa struttura e sono un testimone dell'effetto del cambiamento climatico sui nostri ghiacciai, tutti i ghiacciai della zona. Ho visto delle fotografie di inizio Novecento, quando i ghiacciai erano enormi, quando avevamo delle testate di ghiacciaio di 20 metri, 20-30 metri di neve e ghiaccio, dei crepacci favolosi. E ho avuto, per destino, la possibilità di vedere il loro estinguersi. Da quando il nevato era ancora completo sul ghiacciaio a quando è uscita completamente la pietraia. Una volta si captava solo dalla sorgente nord. Era talmente innevato che bastava a erogare acqua per l'intera stagione. Poi siamo andati alla prima sorgente sud, quella delle macchie nere. Abbiamo tirato i tubi, 350 metri di tubi volanti, è seccata. Siamo passati in questa zona, guardate com'è scarna. Una settimana e finirà e dovremo cominciare a pomparla dal basso. E io sono solo il primo anello di una catena. Quando manca l'acqua a me, poi comincerà a mancare alla valle. Noi facciamo grosse coltivazioni, la provincia di Cuneo è prevalentemente agricola. Ma facciamo poi le coltivazioni giuste? Facciamo coltivazioni che hanno bisogno di un grossissimo dispendio di acqua. Comunque un dato di fatto, il cambiamento climatico sta cambiando completamente il nostro sistema. Et ce qui est intéressant en étudiant le changement climatique dans les Alpes du Sud et dans le Mercantour par exemple en particulier, c'est qu'on a ici une coexistence d'influence à la fois méditerranéenne tout en conservant des écosystèmes typiquement alpins. Sur les 40 années d'existence du parc du Mercantour, il y a déjà eu des mutations, parfois assez importantes. C'est peut-être un petit peu moins impressionnant ici dans le Mercantour, dans la mesure où il n'y a pas des grands glaciers comme il peut y avoir ailleurs, mais c'est passé par des mutations un petit peu plus subtiles. Et à titre d'exemple, c'est parfois des névés permanents qui restaient tout l'été en place, qui ont par endroits complètement disparu. Il y a également un petit glacier relictuel qui est tout près d'ici en Vésubie, qui est le glacieré du Grand Capelet, qui a nettement diminué en épaisseur et qui continue sa régression. Alors bien qu'il soit petit et pas très impressionnant, finalement c'est quand même un signe aussi qu'il se passe pas mal de choses. Et les éléments qu'on a mis en place ou qu'on est en train de mettre en place pour le suivi du changement climatique dans les Alpes du Sud à travers le projet Alcotra Climat, c'est véritablement soit d'analyser des données anciennes, donc de revenir sur des données qui avaient été acquises, et c'est le cas par exemple du travail sur les orthoptères, mais c'est aussi mettre en place un état initial le plus exhaustif possible de manière à documenter, à témoigner de ces changements qui sont en cours. Il y a à peu près 110 espèces d'orthoptères dans le parc du Mercantour, dont une partie sont très thermophiles,
sont des insectes qui aiment la chaleur, donc on va les retrouver dans les parties basses du parc, au pied des montagnes. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus cryophiles, qui vont aimer les climats plus froids et qu'on va retrouver dans les parties hautes des montagnes. On a étudié en 2018, l'année dernière, une centaine à peu près de stations qui avaient déjà étudié il y a une trentaine d'années par un chercheur qui voulait simplement décrire les communautés d'orthoptères en montagne. Et on s'est servi de ces relevés pour comparer à ce qui existe actuellement. Et ainsi, on a pu constater qu'il y avait effectivement une remontée des espèces. Les espèces thermophiles de climat chaud ont eu tendance à remonter, alors que celles de climat plutôt froid, d'altitude, également remonté parce que ça réchauffe par le bas. Alors pour ces relevés d'orthoptères, la manipulation consiste à réaliser 5 relevés par station. Donc on a à peu près 200 stations à étudier sur les 2 années. Et dans chaque relevé, qui fait 30 mètres carrés, on a une première phase d'écoute des orthoptères, des criquets et sauterelles, d'écoute des stridulations de leurs chants, pour pouvoir les reconnaître, du moins ceux qui chantent, parce que tous ne chantent pas. Et ensuite, pendant 6 minutes, on parcourt dans les 30 mètres carrés pour identifier chaque espèce. En général, on obtient ainsi entre 10 et 20 espèces par station, par relevé de 30 mètres carrés. Le variazioni di temperatura sul nostro pianeta ci sono sempre state, non è una novità, è una novità però la velocità con cui stanno accadendo, con cui stanno avvenendo. In questo modo si vanno ad intaccare delle cenosi che sono frutto della selezione naturale. Risulta quindi importante studiare il cambiamento climatico da più punti di vista ed è proprio per questo motivo che in questo progetto abbiamo stretto una collaborazione con il CNR per la parte climatologica e per quanto riguarda invece la parte botanica collaboriamo con il ricercatore dell'Università di Torino, Giorgio Buffa. In questo modo potremo avere un quadro, una figura, un'immagine più chiara e più dettagliata di come si stia adattando e di come si stia modificando tutto l'ecosistema e comunque come si adattano le specie a questi cambiamenti. Le farfalle sono ottimi bioindicatori e ci permettono di capire, di comprendere come le specie si adattano a questi cambiamenti. Chi vive e lavora con la natura si rende conto ogni giorno che qualcosa sta cambiando, che c'è qualcosa che non va. Migliaia di ricerche infatti ci dimostrano come moltissime specie, sia animali che vegetali, in particolar modo le farfalle, cambino i loro stili di vita, quindi si adattino al cambiamento climatico spostandosi o verso nord oppure innalzando i loro limiti di quota, quindi andando alla ricerca di quella nicchia trofica ideale per la loro sopravvivenza. Per questo progetto inoltre abbiamo a disposizione di una serie di dati unica. Si tratta infatti di una serie di dati storica. Nel 1978 il professor Emilio Balletto dell'Università di Torino campionò la comunità di farfalle presente nel vallone del Valasco su gradiente altitudinale. Nel 2009 il nostro laboratorio ha replicato quei campionamenti e ad oggi stiamo ripetendo nuovamente la raccolta dati per avere così una evoluzione dei dati sull'evoluzione della comunità di farfalle presenti in questa valle, in quest'area.
I risultati preliminari dei campionamenti fino ad oggi ci riportano una situazione non proprio rosea. Infatti vediamo come ci sia un'omogeneizzazione e una diminuzione del numero di individui per specie, il che potrebbe significare che stiamo assistendo a una diminuzione di biodiversità e quindi a un impoverimento dell'ecosistema in generale. Qualora le specie animali e le specie vegetali non riuscissero ad adattarsi a questi cambiamenti a cui stiamo assistendo, potrebbero andare incontro ad estinzioni locali o addirittura potrebbero andare incontro ad estinzioni totali. Ognuno di noi deve adottare uno stile di vita che risulti più ecosostenibile, partendo dal cibo che mangiamo, finendo al modo in cui ci spostiamo, in un'ottica di sostenibilità nei confronti delle risorse a cui possiamo accedere. Basti pensare che ogni anno l'overshooting day, cioè il giorno dell'anno in cui l'uomo inizia ad utilizzare più risorse di quanto la Terra è capace a produrne in un anno, arriva sempre prima. Non tutto nel mondo può essere mosso dal guadagno. Abbiamo solo un pianeta su cui vivere, ma sinceramente ad oggi stiamo facendo veramente molto poco per prendercene cura. E in particolare qua in Alpi Marittime vive un ragno veramente che ha una situazione molto particolare a livello zoologico, si chiama Vesuvia jugorum, ha superato degli eventi climatici anche molto importanti come le glaciazioni. In particolare qua nelle Marittime è sopravvissuta la popolazione più antica e da qua poi c'è stata una sorta di espansione. Abbiamo cercato di studiare la relazione tra le popolazioni stesse e il clima proprio locale. Nel caso di Vesuvia i nostri modelli hanno previsto un rapidissimo spostamento dell'idoneità climatica, quindi e questo è il motivo per cui siamo un po' preoccupati e per cui la IUCN ha effettivamente accettato il fatto che si tratti di una specie effettivamente a livello di molto minacciata. Siamo sicuri che nell'arco di 20 o 30 anni questa specie non sarà in grado di reagire a un cambiamento di questo tipo. Un'altra importantissima informazione viene proprio dalle analisi genetiche che sono attualmente in corso in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali del Belgio, di Bruxelles, in cui appunto abbiamo già messo in evidenza il fatto che alcune popolazioni, in particolare quelle marginali delle Alpi Liguri, quindi stiamo parlando di Marguerite e Montjoie, sono già particolarmente isolate e hanno quindi un livello di inbreeding, di incrocio genetico piuttosto elevato. Quindi sicuramente siamo già di fronte a un declino della popolazione, non per niente il tratto funzionale è più basso, cioè abbiamo dei femori più piccoli e degli ovisacchi più ridotti. Tutte le specie contribuiscono al funzionamento dell'ecosistema. Esiste un'ipotesi in ecologia molto classica, che è quella, l'ipotesi del rivetto, in cui si paragona un ecosistema a un aeroplano. Nel momento in cui prendiamo un aeroplano noi non siamo coscienti del fatto che l'aeroplano è fatto di un miliardo di piccoli bulloni e bulloncini. Iniziamo a toglierne uno, a toglierne un altro e magari poi l'aeroplano non funziona più o cade. Per cui iniziare a fare sparire le specie per questioni antropiche, possono essere dirette come può essere un inquinamento locale, oppure questioni macroecologiche come ad esempio il cambiamento climatico, vuol dire creare dei forti squilibri a livello di una macchina già perfetta.
On a décidé de travailler sur des espèces indicatrices sur le changement climatique, donc le lagopède et le lièvre variable, parce qu'on imagine bien, vu leur répartition qui est liée au retrait des glaciers il y a 10 000 ans, qui vont être impactés dans les prochaines années par le changement climatique. Mais justement, pour pouvoir voir comment ils sont impactés, il faut mieux connaître ces populations pour pouvoir constater une évolution. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de lancer ces études sur la bioacoustique sur le col d'Arcine, parce qu'en fait, c'est des méthodes qui permettent de travailler à plus large échelle. Parce que souvent, sur les espèces animales, on se concentre sur des toutes petites zones. Et donc, c'est difficile de tirer des conclusions sur une large échelle, puisque là, ce qui va nous intéresser, c'est de travailler à l'échelle franco-italienne sur toutes les Alpes, de tirer des conclusions à ces échelles-là quand on travaille sur des petits timbres-postes, quoi. Et donc, l'idée de la bioacoustique, c'est de mettre au point des méthodes qui nous permettent d'élargir notre vision et de mieux connaître ces populations pour pouvoir constater des évolutions dans l'avenir. Ces modélisations-là, on les a fait sur des paramètres. Alors, c'est l'altitude. Forcément, pour un oiseau qui se réfugie en altitude par rapport au froid, depuis que les glaciers se retirent. Et donc, par rapport à ça, on est capable de modéliser jusqu'en 2100 la répartition du lagopède. Aujourd'hui, on sait qu'il y a le réchauffement climatique. On ne sait pas forcément avec quelle ampleur. Ça dépendra un peu des efforts qu'on va faire les uns et les autres pour changer nos modes de vie et limiter l'évolution du climat. Mais on n'a pas d'état zéro. Et donc, ce qu'on cherche aujourd'hui avec des méthodes, on va dire, plus scientifiques, avec de la statistique, en travaillant avec des universités, c'est d'améliorer la précision de notre connaissance et de changer d'échelle. Bah ici, on est au front du glacier blanc et c'est vraiment un témoin vivant, immédiat, qui parle aux gens, parce qu'on a des photos, les premières photos des années 1900 où le glacier blanc rejoignait le glacier noir. On arrive à faire du photoconstat, et ça, c'est très parlant pour les gens, et c'est un indicateur immédiat de la réalité du changement climatique. Je suis guide de haute montagne depuis 45 ans. Évidemment, j'ai pratiqué surtout dans les Alpes du Nord. Hein. J'ai gravi mon premier 4000, la Dent Blanche, 4350 mètres, il y a juste 50 ans. Et effectivement, j'ai vécu un certain changement au niveau des montagnes, surtout au niveau des grandes montagnes, des massifs comme celui de l'Oisans particulièrement, et puis évidemment du Mont Blanc, de l'Oberland, du Valais, c'est-à-dire tous les massifs glaciaires en fait. C'est là que dans le cadre de Guide de haute montagne, on a noté les changements les plus importants, parce qu'il y a eu une décrue glaciaire réellement significative. On parlera par exemple, évidemment, du glacier blanc qui vient de la barre des Écrins, etc. Et là, effectivement, il y a des phénomènes de décrue glaciaire qui sont vraiment très, très importants à... je dirais, à dimension de vie humaine. Très souvent, le glacier, lui, laisse des amas de pirailles, des moraines très raides, etc., qui font que les anciens sentiers qui arrivaient sur des glaciers souvent plans, qu'on traversait facilement et tout, ont fait place à des auges, à des vallées très profondes et en même temps très périlleuses au niveau du terrain. Et donc, dans le cadre de notre pratique, là, dans ces Alpes-là, il y a un gros, gros problème parce que, bon, déjà, déstabilisation en profondeur qui ne sera pas régénérée en quelque sorte pendant l'automne. L'automne, la montagne semblera à nouveau parfaitement belle, mais il y a des zones qui seront réellement dangereuses au niveau d'éboulements petits ou d'une
vraiment d'une importance considérable. Et puis, il y a une autre chose aussi, il y a un certain nombre de montagnes dans le Valais, je pense aussi en Oisans et tout, où il y a une sorte de limite des fois de 200 mètres de dénivelé entre tel et tel, on dira par exemple 2700 mètres et 2900 mètres selon les endroits et tout, où là le terrain devient réellement instable. Des terrains qui autrefois sonnaient un petit peu creux, mais qui étaient quand même solides, on grimpait dessus et tout, maintenant on sait que il peut y avoir des éboulements majeurs sur des voies d'escalade qui étaient classiques autrefois, voire des voies normales sur des montagnes un petit peu escarpées et qui deviennent impraticables au moins pendant les mois d'été, minimum. Il est très important d'avoir un dialogue des gens du terrain qui ont une véritable vision à la fois responsable et humble et qui se donnent des renseignements les uns aux autres. Et en sachant qu'on ne sait pas tout. Et qu'évidemment, si on interdit tout, c'est aussi facile, il suffit de rester dans son lit pour prendre aucun risque. Questo apiario si trova nel comune di Rocca Sparvera, ai piedi della Valle Stura. Sto riscontrando un ravvicinamento dei fenomeni atmosferici e soprattutto un'intensificazione di questi fenomeni. Ecco, fenomeni che ci costringono a inseguire le fioriture, cosa che una volta probabilmente era più standardizzata nel tempo. Ultimamente siamo sempre di più legati a fenomeni che ci spostano le fioriture improvvisamente, quindi se fa un periodo di siccità prolungato, quella fioritura che doveva per esempio essere il primo di aprile, magari il 15 o magari 10 giorni prima, e tu devi essere pronto come apicoltore a poterla intercettare. Ecco. Quest'anno per esempio abbiamo avuto una delle annate più tragiche, ecco, possiamo usare il termine tragico, perché effettivamente la raccolta del miele si è quasi azzerata in tutta Italia, ecco, quindi non è una mancanza di capacità dell'apicoltore, ma proprio un'incapacità dell'apicoltore ad affrontare determinati fenomeni atmosferici che vanno al di sopra del nostro controllo e che siamo costretti a subire. Una precipitazione seria e importante va, diciamo, sui 30-40 mm giornalieri, ma questa precipitazione di due sere fa è stata di 51 mm in un'ora sola, quindi potete pensare come le piante che erano in un processo di fioritura abbiano subito questa grande, grande pioggia. Ecco. Cosa possiamo fare noi come aziende? Da soli poco. Tramite la sempre più comunicazione tra i vari apicoltori siamo riusciti a contrastare questa difficoltà nell'intercettare le fioriture e abbiamo creato una rete dove tutti gli apicoltori registrano i fenomeni atmosferici delle proprie zone e comunicandoli a loro volta ad altri apicoltori. Problematiche legate alle temperature più elevate in inverno sono collegate alla varroa. La continua presenza di covata dovuta al fatto che la regina, incoraggiata dalle temperature miti, continua a deporre uova, fa sì che ci siano nuove generazioni di questo acaro con danni sempre più gravi per le famiglie di api.
ad esempio 2011, il 6 di maggio abbiamo visto la fioritura. Quest'anno la fioritura ce l'abbiamo avuto, abbiamo visto i primi pistilli una settimana fa, quindi il 25, il 24. E vedi queste grandi escursioni, ma dove lo vedi di più è che quando comincia a piovere ci sono delle piogge molto insistenti e per molti tempi. Anche se devo dire le piogge più che tutte è la violenza della pioggia, ci scendono una quantità di millimetri in pochissimo tempo. E questo così chiamato clima tropicale, che non è proprio ancora un clima tropicale, però ti crea, non so, 70 mm, 100 mm in due giorni, cioè una roba che una volta non capitava. E devo dire che si cambia anche il sistema di fare vino, perché arrivi che hai gradazioni sempre più importanti, quindi alcol sempre più importanti. Non so, un dolcetto negli anni 70, 80, il dolcetto di 12 di gradazione era già un dolcetto già molto strutturato e di grande. Oggi difficilmente si vedono dei dolcetti che fanno meno di 13 e mezzo, quindi 14, 14 e mezzo, 13 di alcol, quindi tutto rincorre nel caldo, gli zuccheri aumentano e quindi te hai sempre dell'uva che devi reagire in modo differente per fare di nuovo un grande vino. È ora di pensare a fare le cose veramente che servono. Una è sicuramente che deve partire dal basso, che è la scuola, e deve dare certi insegnamenti anche nel preservare e non sprecare certe risorse che hai in certi momenti, e in certi momenti non ce l'hai. L'acqua, ad esempio, diventerà un grandissimo problema tra qualche anno. Cioè l'acqua sarà, se ce l'hai riuscirai a coltivare, se non ce l'hai non riuscirai a coltivare. E poi noi siamo italiani, dobbiamo essere seri. Qual è la via di uscita? Io non lo so. Quello che io so è che sto cercando di fare la mia parte e chiedo a tutti di fare ciascuno la propria parte, sia col fotovoltaico, sia con la riduzione dei consumi di energia. Qualsiasi cosa è buona in questo momento per riuscire a fermare questo processo che ci sta portando a una catastrofe.